Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Questo è già il secondo video che faccio sulla bici nuova. Oggi sono in compagnia di Marcello Pesenti. Sarà meglio così. E niente, siamo qua in Valvigezzo, pista davvero dura, non so se la conoscete, ma è un posto vicino a Domodossola dove c'è una pista molto molto difficile, molto lunga, impegnativa, quindi un ottimo ottimo allenamento sia per il fisico sia per settare la bici. Infatti ho la Intense M1 nuova. Oggi sarà con me anche Luca Giannoglio, il mio sospensionista e meccanico, e infatti abbiamo montato la telemetria sulla bici. Vediamo un po' cosa ci dice, che dati escono e come ci troviamo con la bici nuova in una pista nuova. Yo! Ok ragazzi, ci siamo, Valvigezzo, primo giro, vediamo un po' i lavori fatti e com'è la pista. C'ero già venuto l'anno scorso a girare e tanta roba, perché è una pista bella lunga, intensa, la cima a fondo, e secondo me è ottimo per iniziare a capire un po' meglio come va la bici in tutte le condizioni possibili. Giro, vediamo un po' com'è la pista, come sono le linee. Qua ho visto che hanno fatto dei bei lavori, un po' più lisce di quando avevo girato io l'anno scorso. Niente niente male. Qua? Ah, tratto nuovo. Yeah! Loamy! Che lavori che hanno fatto qua i ragazzi! Chapeau! Ah, il salto è chiuso. Poi c'era un salto e bisogna atterrare su quella lastra di roccia. Oddio. Ok, abbiamo fatto un paio di giri di riscaldamento, abbiamo visto un po' le linee, sicuro qualcuna la sbaglierò ancora, però più o meno abbiamo sgrossato il tutto e quindi farò una prima discesa con la telemetria adesso e vediamo un po' cosa dice. Let's go! A few moments later. Allora, quattro discese fatte, due con la telemetria. Purtroppo ci siamo fermati a pranzo e subito dopo è iniziato a diluviare, quindi abbiamo dovuto fare una pausa più lunga del previsto. Questa non era da programma, però dai, la pista adesso è cambiata, quindi i riferimenti sono un po' diversi da telemetria, dico. Però abbiamo già visto qualcosa di interessante e ne parliamo dopo insieme a Luca. Che pista ragazzi, con una pendenza costante così è davvero dura per
per il fisico e per la bici, ma super allenamento, troppo contento di essere qua. Impegnativa, eh? Sì. Io, tu no? Vabbè, sono vicino. Mettila a te allora, mi fido di te. Ma stavi già registrando, sì. Quindi? Saluta la camera. A camera. Ok ragazzi, adesso tiriamo un po' le conclusioni di questa giornata. Giornata che è stata un po' condizionata purtroppo dal meteo, quindi dopo la pausa pranzo ha piovuto, quindi le velocità erano un po' diverse rispetto alla run che abbiamo registrato al mattino con la telemetria. Che telemetria stiamo usando intanto? B-Web Telemetry, il nostro caro Enrico ci fornisce il suo fantastico materiale. Esatto, usiamo una telemetria di BYB, Made in Italy, abbiamo anche dei cronometri, che sempre di BYB, che per oggi non abbiamo usato, perché volevamo innanzitutto cercare un setup della bici ottimale. L'ho già provata 2 giorni, come vi ho raccontato nell'altro video. Questo è il terzo giorno, iniziamo già a capirci molto di più. Abbiamo visto che il dietro è già abbastanza a posto, come infatti già sentivo. Abbiamo qualche problema sul davanti. Ho trasferito tutto dall'altra bici, però siccome si comporta diversamente il dietro rispetto all'M29 che avevo prima, anche il davanti si comporta diversamente. Cambia parecchio. Sinceramente non mi aspettavo cambiasse... Cioè, allora, da una parte lo volevo che cambiasse un po', io. Da un'altra parte è tanto tanto diverso, quindi cioè è meglio, Sì, però... sì, esatto. L'altra bici si sedeva tanto e quindi il davanti lo usavamo parecchio sgonfio. E qua abbiamo visto che con una bici che spinge molto di più dietro, sostiene molto di più, il davanti va un po' in crisi, quindi dobbiamo operare di proposito. Infatti abbiamo visto dalla telemetria dei dati che il dietro, il sag dinamico, allora i parametri che guardiamo di più intanto sono sag dinamico, velocità di compressione e ritorni, il millimetro al secondo, intendiamo quanto velocemente si comprime, quindi questo ci dà un'idea se sono più alte velocità, basse velocità. Stessa cosa sul ritorno, sag dinamico, corsa massima anche. Per vedere, esatto, perché ovviamente quante volte vai oltre un tot di percentuale. Sì che abbiamo l'anellino qua, però se lo facciamo dopo il primo metro di pista, poi tutto il resto non sappiamo dove stiamo come lavoro, come travel. E poi abbiamo un GPS, comunque, vibrazioni, gli IG che abbiamo. La tua posizione sulla bici. La mia posizione sulla bici, perché vediamo quanto e dove. Il bilanciamento. Diciamo una GoPro, possiamo anche vedere. Trasportare in file video. Esatto, e possiamo appunto analizzare tratto per tratto. Per esempio, io avevo una sensazione a viola che si è trasferita anche in un pezzo di questa pista. Siamo andati a vedere col video che tipo di tratto era. Analizzandolo poi con la telemetria abbiamo visto che è un pezzo, diciamo, medio ripido, ma con tanti scalini, tante compressioni. Abbiamo visto come le mie sensazioni erano replicate sulla bici, ovvero il davanti stava troppo giù, troppo nella corsa rispetto al dietro. Il dietro comunque me lo sento molto molto bene, quindi abbiamo nel pomeriggio iniziato a lavorare un po' sulla forcella, abbiamo aumentato la compressione, abbiamo aumentato di un paio di PSI e... abbiamo rianalizzato le discese, però essendo che ha piovuto, il terreno era un po' più scivoloso, la velocità era un po' più bassa, è stato un po' difficile comparare il tutto, però diciamo che abbiamo già capito dove andare a lavorare e sono super contento di questo. È un bel mezzo, un bel giocattolo, una bella Ferrari insomma. Esatto, l'unica cosa in comune dalla bici vecchia è il colore, che è stratosferico, bellissimo secondo me, e anche qua in questa pista che comunque è molto tecnica, abbiamo visto come, cioè io ho visto più che altro, come è facile da guidare, come il dietro sta incollato per terra, non fa scherzi, è molto confortevole e soprattutto spinge tantissimo, quindi appena gli diamo un po' di fiducia è davvero facile farla andare forte e boh, quindi la prossima volta che la useremo continuiamo a lavorare sul davanti. Abbiamo anche qualche piccolo setup da fare a livello di posizione, perché possiamo allungarci di 5 mm. Sì, terzo, se vuoi alzare la... Sfilare ancora un po' di più le piastre, quindi abbiamo questi giochetti ancora da fare. E poi, come ultima cosa, magari provare un ammortizzatore ad aria sulla posizione lineare, ma lo vedremo. L'altro ammo anche da provare? Abbiamo anche un altro ammo, sempre Fox, con una taratura leggermente diversa e fatta da buon Luca. Quindi giornata breve, difficile, ma molto produttiva, quindi super contento. Bene, io anche, sono contento. Top, alla prossima. Ah, iscrivetevi al canale, che qua me lo dimentico sempre, adesso siamo ripartiti con i video
tiriamo giù delle bombe. Qua dovete iscrivervi. Ditelo a mamma, cugini, avvocati, a tutti, ditelo.